La seduta del 4 giugno. Il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno per chiedere le dimissioni del presidente della Fondazione San Paolo. In una pausa dei lavori è stata ricevuta una delegazione sindacale delle province. Nel pomeriggio ha svolto un ampio dibattito sulle comunicazioni della Giunta sulla sanità. Cartoline, specchio di un'epoca. Alla Biblioteca della Regione, a Torino, fino al 6 settembre, la mostra Lo specchio di un'epoca, le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Deco. Curata dalla collezionista Silla Boella, la rassegna propone una raffinata serie di esemplari, espressione della chiara valenza artistica che la cartolina illustrata assunse tra la fine dell'Ottocento e gli anni 30 del Novecento. Uso responsabile del denaro. Premiati a Palazzo Lascaris i vincitori del concorso Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro. I riconoscimenti sono stati consegnati agli studenti dal consigliere segretario Tullio Ponso, delegato all'Osservatorio Usura. Il concorso era rivolto agli studenti delle scuole superiori. Sono stati premiati i primi 10 video giudicati migliori per originalità, efficacia della comunicazione, coerenza con le finalità del bando e impatto emotivo. Conferenza in battello sul Po. Giugno ricco di novità per la Biblioteca della Regione, che quest'anno ospita a bordo di un battello sul Po il tradizionale ciclo di conferenze letterarie. Nel primo appuntamento a bordo del battello Valentino II, la docente di moda e costume Monica Pontet è intervenuta sul tema l'abito, fluttuando tra storie, aneddoti e racconti. Le prossime conferenze si svolgeranno alle 15.30, partenza dai Murazzi, dal lunedì al giovedì fino al 13 giugno. Epistolario Cavuriano. È stato presentato a Palazzo Lascaris l'epistolario Cavuriano, straordinaria testimonianza sulla vita e l'attività del grande statista piemontese. L'opera raccoglie le lettere di Camillo Benso di Cavour, che partono dalla fanciullezza, 1815, sino agli ultimi giorni di vita, nel 1861. Il lavoro di raccolta, durato 50 anni, dal 1962, ha ordinato 8.600 lettere corredate di 7.000 risposte, per un totale di 16.652 pagine in 34 tomi.